Il ruolo del sindacato è importante nella società, soprattutto in questo momento molto particolare, dove il disagio, la sofferenza e la povertà stanno travalicando ogni limite. Nel particolare poi del sociale, dove incominciamo a scontare tra virgolette le malefatte politiche, per cui soprattutto come UIL da subito dopo questo momento congressuale incominceremo ad entrare nel merito delle contrattazioni territoriali, in tutto ciò che attiene alle politiche dei piani di zona, in tutto ciò che attengono le politiche sociali, perché sono queste politiche che se sbagliate danneggiano maggiormente il cittadino. Quindi la UIL è impegnata su questo settore, così come è impegnata attraverso le categorie su ogni settore di tutela, di assistenza, e ci auguriamo anche di nuovo inizio di contrattazione, così come nel congresso della UILA questa mattina si dice, il sindacato per la protezione sociale e per la crescita, e noi siamo per questo, per cui il nostro ruolo non è per niente messo in discussione, ma invece aumenta il valore della presenza del sindacato in questa società, purtroppo alla camomilla. Noi dobbiamo cercare di riappropriarci di quel ruolo che avevamo di interlocutori, insomma noi rappresentiamo una parte importante di lavoratori, pertanto noi dobbiamo pretendere che insomma, le istituzioni, la politica dialoghi di nuovo con noi. Stamattina tratteremo oltre della crisi nazionale, chiaramente essendo un congresso provinciale parleremo soprattutto di quelle che sono le vertenze territoriali, di cosa dice l'organizzazione sindacale, di cosa dice la UILA UIL di Salerno, di come la pensa rispetto agli esodati, che sembra che qualcuno se ne sia completamente dimenticato. Era il fenomeno probabilmente del momento che ha fatto tanto discutere, ma sembra che nella scaletta non siano stati i primi, e noi riteniamo che il problema degli esodati vada affrontato, o forse andava affrontato ieri. E parliamo di una serie di vertenze come la forestazione, che non devo ormai spiegare, ormai sono 4 anni, non lo voglio spiegare più, perché tutti sanno che stiamo parlando di 5.000 lavoratori che oramai non prendono più lo stipendio, chi da 20, chi da 15, chi da 10 mesi, quindi non riusciamo più a mantenere più il tessuto sociale di questa provincia. Il paradosso invece è sulla centrale del latte, che chiaramente è un'azienda sana e si decide comunque di dismetterla senza parlare assolutamente con le organizzazioni sindacali. Io credo che questo sia un atteggiamento non consentito da chi rappresenta comunque il governo di una città.